siamo con Sébastien Rey. Io purtroppo devo intervistare quando si perde. Ultimamente quando si perde devo intervistare te. Questa è la cosa che non mi fa piacere. Anche a, no, è così, abbiamo bisogno della gente per un po', quando vinciamo, quando perdiamo è uguale, dobbiamo fare gli interventi e va bene così. Una partita un po' strana, per due tempi, per un tempo e mezzo il Friburgo stava giocando meglio di voi, tirava in porta molto di più. Voi avete preso questo 1-2 all'inizio del secondo tempo, poi ha chiamato il time out al vostro allenatore e la partita ha cambiato volto. Sì, no, la cosa positiva è che abbiamo finito la partita molto, molto bene, con una bella pressione. Questa rete del Friburgo, il 3-2, è un po' contro il gioco. Adesso è come l'ok, sì, dobbiamo giocare prima 60 minuti e dopo fare un po' di più con il disco, perché senza disco abbiamo giocato bene tutte le due squadre, ma con il disco noi non abbiamo fatto abbastanza. Forse in 5 contro 5 hanno giocato meglio loro, mentre voi avete giocato meglio sia con l'uomo in più che con l'uomo in meno. In realtà avete fatto un gol in power play e un gol addirittura con l'uomo in meno. Sì, no, le situazioni speciali funzionano bene in box play come in power play. Adesso sì, a 5 contro 5, come l'ho già detto, dobbiamo fare di più con il disco e provare da fare anche reti lì, e se li facciamo vinciamo questa partita. Abbiamo due partite non facili, andiamo a una trasferta lunga a Ginevra e poi giochiamo contro il Verra, che a mio avviso ha il potenziale più forte del campionato, però in questo momento non è ancora riuscito a esprimere il massimo valore. No, penso che è un campionato molto, molto aperto, vediamo la classifica, siamo 3-4 squadre con più o meno gli stessi punti. Adesso l'unica cosa che per noi è importante è da vincere e da prendere i 3 punti ogni volta. Sarebbe importante riuscire ad andare alla pausa, magari già con la matematica certezza di poter fare i playoff. Sì, quello non è. Noi come l'ho detto prima, guardiamo in avanti, guardiamo il secondo posto e proviamo ad andare lì il più presto possibile e da prendere fino lì dobbiamo prendere tutti i punti possibili. Quindi aspettiamo di vedere un buon weekend, come è stato il weekend precedente, con 6 punti. Sì, andiamo a Ginevra per prendere 3 e dopo riceviamo un Verona e vogliamo vincere.